Buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a giocare con un cannone portatile che sta spopolando in questo momento in Crogiolo. Sto parlando del Promessa Atroce, il cannone portatile dell'Orbita Morta che appunto veramente sto vedendo ovunque. Tra l'altro l'ho pure prodigiato, ho cambiato il prodigio un sacco di volte buttando tutti i miei frammenti prodigiosi cercando un aumento della gittata, solamente che a quanto pare non esiste perché ho avuto solamente stabilità, maneggevolezza e velocità di carica e caricatore, che è il peggio. Ora andiamo subito a vedere i perk. Abbiamo un taglio leggero, quindi un'ottima maneggevolezza, ti sposti più rapidamente quando equipaggi quest'arma. Tre tipi di mirino: celere estrazione, HCS, un mirino agile per cannone portatile che aumenta notevolmente la maneggevolezza e leggermente la stabilità. Mano ferma HCS, un mirino stabile per cannone portatile che aumenta la stabilità e aumenta la maneggevolezza. E verottica HCS, ovvero un mirino bilanciato per cannone portatile che aumenta leggermente la gittata, leggermente la stabilità e leggermente la maneggevolezza. Dato che la gittata comunque con questo si aumenta veramente di pochissimo, ho preferito mettere il mano ferma che mi aumenta la stabilità di un po' di più. Dopodiché abbiamo proiettili stabili, quindi il caricatore è ottimizzato per il controllo del rincuro, aumentando notevolmente la stabilità e riducendo leggermente la gittata. Caricatore aggiuntivo: il caricatore di quest'arma è progettato per una capacità maggiore, aumenta quindi il caricatore. Dato che i colpi comunque sono più che sufficienti per fare kill, ho preferito puntare più sulla stabilità, scusate, non sulla gittata, perché comunque il rinculo di quest'arma è particolare, poi andremo a parlare. Peculiarità: perk peculiari, triplo corpo, i colpi precisi inflitti in rapida successione ripristinano un proiettile nel caricatore dalla riserva. Buono, non particolarmente buono, perché alla fine il caricatore, come ho detto, basta e avanza, nel senso non abbiamo bisogno di altri colpi, però comunque un colpo in più fa sempre comodo. Ora però andiamo subito a vedere come si comporta l'arma in partita. Ok, andiamo subito, siamo a scogliere l'alianti, la mappa che ho incontrato anche prima mentre provavo l'arma. Vediamo cosa riusciamo a fare. C'è un po' tanta gente, vediamo di riuscire a fare un piccolo flank. Allora, l'arma, ragazzi, è un cannone portatile, quindi già il fatto che lo stia usando è una cosa fantastica per me. E devo stare un po' attento, perché considerando che non sono tutto questo gran pro player con cannoni portatili, come sapete benissimo, non me ne devo rischiare parecchio, perché so che non ho le capacità per recuperare eventualmente dei gunfight, diciamo, messi particolarmente male. Il rinculo, come vi ho già detto prima, è particolare perché la stabilità è alta comunque per essere un cannone portatile, ci sta. Ma il rinculo grafico è parecchio alto. Cosa intendo per rinculo grafico? Il rinculo grafico è semplicemente quella parte di rinculo che non influisce sul dove vanno i proiettili, ma che semplicemente ci confonde quando spariamo, perché è appunto grafico. Quindi dicevo è grafico perché appunto se ci fate caso, sparando quest'arma va parecchio in alto, però alla fine i proiettili tornano sempre nello stesso punto, quindi non il rinculo effettivo è veramente basso, mentre quello grafico appunto dà parecchio fastidio. Non l'ho preso io, ok. Vedete che i colpi in testa per me sono difficili da mandare, Devo sparare con molta calma. E diciamo che in generale appunto il rinculo grafico è questo un po' il fastidio che ci dà, perché bisogna cercare di sparare più, puntando più sulla precisione che sulla cadenza. Perché se io adesso sparo così aspettando che il colpo torna là, alla fine ci riesco. Ma se comincio a sparare a caso, velocissimo, i colpi vanno un po' dove gli pare. Quindi è vero che la cadenza è alta, però bisogna anche cercare di controllarla bene, vedete. Bisogna cercare di fare colpi precisi essenzialmente, come fosse diciamo un piccolo cecchino. Anche perché comunque l'impatto è alto, fa male. Fa 61 in testa, quindi... Dicevo, l'impatto comunque è alto perché fa 61 in testa, quindi con 4 colpi comunque uccidiamo. È una buona arma, secondo me. Un buon compromesso. Ok. Un buon compromesso, dicevo. Utile un po' da tutte le distanze alla fine, perché anche dalle corte, come avete visto, non se la cava male. La gittata comunque appunto non è particolarmente bassa, perché alla fine i colpi arrivano, il danno diminuisce un pochino, però i colpi comunque arrivano. Adesso voglio cercare di farvi vedere un po' un colpo da distanze un attimino maggiori, per farvi capire più o meno come se la cava. Ecco, già da queste distanze comunque fa ma... Magari ovviamente non è da utilizzare contro un fucile a ricognizione, perché guarda che bello quando la gente mi uccide con la vigilanza e la superattiva.
cioè proviamo ad utilizzare contro magari un fucile a ricognizione, un fucile a impulsi che appunto punta parecchio sulla gittata e sulla precisione, perché ovviamente rimane un cannone portatile, non un cecchino. Però comunque diciamo che la gittata non è uno dei suoi lati peggiori. C'è uno scontro fra titani, letteralmente. All'inizio ho dovuto prenderci un pochino la mano, perché ragazzi, come vi ho detto, i cannoni portatili non sono sto gran pro player. Quindi perdonatemi se non farò un gameplay eccellente, ma ormai lo sapete. Purtroppo Raika non c'è, altrimenti probabilmente l'avrei fatto anche provare a lui. Però sì, in generale diciamo che è un buon cannone portatile da usare maggiormente dalle corte distanze. Medio corte distanze, diciamo. Che comunque non è un cannone portatile come per esempio può essere lo Sturm, che ha una gittata infinita. Io questo qua lo guardo e fuggo. Amico, amico, ti levi? Oh. Vedete che il caricatore io lo ricarico, però alla fine non mi capita mai di avere il caricatore scarico durante un gunfight che appunto mi faccia perdere. Ok, questo è morto. Non so con quale colpo l'ho preso, però è morto. Ok, questo l'ho preso totalmente sempre in body e comunque sono riuscito a farlo. Penso perché sia una pippa lui, perché alla fine... vabbè, comunque, in realtà se non puntiamo sulla precisione e vogliamo prendere in body, alla fine cambia poco, perché comunque, dicevo, la cadenza è alta. La potenziale cadenza, diciamo, è alta. Poi, ovviamente, come vi ho detto, se vogliamo puntare più sulla precisione e mandare i colpi in testa, dobbiamo un attimo abbassarla, perché altrimenti il rinculo ci impedisce, diciamo, di mandare colpi precisi. Però alla fine, se vogliamo puntare invece sulla cadenza e non sulla precisione, riusciamo comunque a farlo. Ok. Non me la sto cavando male, considerando che è un cannone portatile, non me la sto cavando per niente male, ragazzi. Devo dire che ci sta come cannone portatile. Tra l'altro è un cannone portatile che, come ho già detto all'inizio del video, ho visto ovunque in questo periodo. Cioè, nell'ultima settimana veramente non trovavo altro in crogiolo. E probabilmente, se considerate che io, persona che non sa usare i cannoni portatili, riesco a utilizzarlo comunque bene, perché non sto giocando malissimo, considerate chi magari è bravo a utilizzarli, riesce sempre a fare colpi precisi, devo dire che riesce a fare veramente cose buone. Il caricatore secondo me però è un po' esagerato, perché alla fine, come ho detto, deve essere secondo me un caricatore, diciamo, pelo pelo, comunque adatto al danno, alla cadenza di un'arma. È un po' esagerato questo come caricatore, nel senso che alla fine non abbiamo mai difficoltà di caricatore, come vi ho detto prima. No, non è morto questo, vabbè. Comunque, non ho giocato male, per niente male, ragazzi. Ho fatto 27 kill e 208 di rato, non male, veramente non male. Dicevo, non è il cannone portatile, il genere di cannone portatile che preferisco, perché comunque, appunto, come ho già detto, ho un rinculo grafico parecchio alto, che mi dà abbastanza fastidio, non è una cosa che riesco a controllare facilmente. Però alla fine, se vogliamo abbassare un attimino la cadenza e puntare sulla precisione, devo dire che comunque i danni li facciamo. Quindi ragazzi, questo era il promesso atroce. Io spero che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è bellissima. Seguiteci su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, è la tua luce.